benvenuti a Salute e Sanità da Eva Perasso, il nostro talk show sui temi del benessere, della salute e della persona. Ringrazio i nostri ospiti per essere qui con noi. Alla mia sinistra la dottoressa Micaela Cuttica, benvenuta. La dottoressa è un endocrinologo degli ospedali Galliera di Genova. E alla mia destra il professor Paolo Brunamonti Binello, medico odontoiatra dello stesso ospedale. Intanto grazie per essere qui con noi. Oggi parliamo, una strana unione, no? Ci spiegherete voi perché non è casuale che ci siano accanto un endocrinologo e un dentista, un odontoiatra, perché parliamo del diabete, di cui l'endocrinologo si occupa, e della salute della nostra bocca, fino ad arrivare a parlare in particolare delle paradontologie di cui ci parlerà il dottor Brunamonti, cioè i casi in cui ci sono delle malattie del cavo orale che soprattutto le persone che soffrono di diabete in particolare ne sono più soggetti e più colpiti. Prima di entrare nel mondo delle malattie della bocca legate al diabete, chiedo alla nostra dottoressa Cuttica di introdurci il tema del diabete. Sì, il diabete è una patologia in espansione un po' in tutto il mondo, tant'è vero che si parla di epidemia diabete addirittura. E anche in Italia i dati sono in aumento, la prevalenza è del 5% del diabete nella popolazione. L'aumento è soprattutto legato all'aumento del diabete mellito di tipo 2, che è quel diabete legato all'eccesso di peso, alla sedentarietà, e per cui la glicemia tende comunque poi ad aumentare. Diabete mellito, questo termine deriva dall'antichità, mellitus significa dolce. E una volta veniva riconosciuto perché quando la glicemia è in eccesso passa nelle urine, e una volta ci si accorgeva perché le urine avevano questo caratteristico odore di urine dolci. Al giorno d'oggi questo esame qui è stato per fortuna superato dal controllo. Si accorge oggi di soffrire di diabete? In generale, facendo anche degli esami del sangue di routine, si può trovare un valore della glicemia più alto che ci può configurare già una diagnosi di diabete. Si parla di diabete quando la glicemia è già uguale o al di sopra ai 126 mg per decilitro, quindi valori un po' più bassi rispetto a quelli che venivano considerati nel passato. Oppure quando compaiono proprio i sintomi chiari del diabete conclamato, quindi un'eccessiva sete, un'eccessiva produzione di urina, una sete che può portare anche a 3-4 litri di acqua al giorno, e soprattutto se il paziente è anziano e può avere scarso accesso all'acqua, avere meno sensazione di sete, allora può andare incontro anche delle gravi complicanze, perché il ricambio dell'acqua è importante in Quindi, questo caso. Dottoressa, ha senso andare a controllarsi la glicemia magari ciclicamente per capire se si soffre di diabete? Sì, le società scientifiche ci dicono che ha senso soprattutto più si va avanti negli anni, quindi al di sopra dei 45 anni, un controllo se normale ripetuto entro i 3 anni, oppure se c'è una familiarità. Una donna, se in precedenza ha avuto un diabete gestazionale, cioè un diabete in gravidanza, oppure se ha partorito un neonato al di sopra dei 4 kg, sono tutte spie, indici che ci possono consigliare di andare a controllare la glicemia. A volte la diagnosi viene fatta anche perché compaiono già delle complicanze, magari delle ulcerazioni, delle altre cose, o anche patologie del cavo orale che possono essere poi la spia e il collegamento che ci permette di collaborare con altri specialisti. Ecco, controlliamo la glicemia, è necessario fare anche altri controlli oppure basta questo? La diagnosi può essere fatta anche col famoso test con carico del glucosio, chiamato GTT, cioè si fa avere al paziente una acqua molto zuccherata, concentrata. Le donne incinta conoscono Brava. Bene perché è un controllo di routine esatto. Nel corso della gravidanza. Sì. E con questo si controlla la glicemia dopo 2 ore, nella gravida anche a 1 ora, ci sono 2 punti da fare, e se la glicemia è al di sopra dei 200 o uguale ai 200 c'è già una diagnosi di diabete mellito. Ha parlato di diabete mellito, sappiamo che ne esistono di diversi tipi, che peraltro colpiscono le persone anche in diverse fasce d'età. Sì. Il diabete mellito di tipo 1 è quello che una volta veniva chiamato diabete di tipo giovanile, perché colpisce più facilmente le fasce più giovani. In questo caso la causa è legata a un movimento autoimmune, cioè l'organismo va a distruggere per degli anticorpi che produce di per sé le cellule che producono l'insulina. Quindi in questo caso la terapia è proprio l'insulina, perché bisogna sostituire quella che l'organismo non riesce più a produrre.
L'insulina ha questo effetto che fa praticamente da chiave, apre la porta allo zucchero che può entrare nella cellula. Se non c'è l'insulina, lo zucchero non entra nella cellula, resta fuori nel sangue, dà i danni in giro nell'organismo, ma la cellula si impoverisce, resta senza energia. Essendo senza energia, cerca di avere il sostentamento da altre sostanze, tipo dagli acidi grassi, da altre cose, e il pH dell'organismo si sposta verso una cosa molto pericolosa, che è l'acidità. Infatti una delle emergenze endocrine è il coma chetoacidosico, che è un'emergenza molto grave e va trattata velocemente in chi soffre di diabete di tipo 1. Diabete di tipo 1 e poi diabete invece di tipo 2, che riguarda più, mi corregga se sbaglio, la popolazione adulta o comunque anziana. Sì, è vero, anche se ci sono delle forme più genetiche, altre cose che possono insorgere anche prima, però nella maggior parte della popolazione, diciamo, è quello che si dice che compare poi più avanti negli anni. Il diabete di tipo 2 è legato non alla carenza dell'insulina, ma al fatto che l'insulina che l'organismo produce funziona male, cioè quella che si chiama insulino resistenza. Funzionando male l'insulina, la glicemia tende a salire e quindi compare proprio il diabete. Rispetto al diabete di tipo 1 può essere una insorgenza più lenta, più subdola, ci se ne accorge meno. E quindi si può andare incontro più facilmente a quelle che sono le complicanze del diabete, quindi danni ai reni, danni agli occhi, problematiche cardiovascolari o anche problematiche giusto della bocca. E quindi anche questa è una patologia che viene forse più facilmente riconosciuta quando si fanno dei controlli di routine, oppure quando diventa proprio chiaro che uno ha più sete, beve di più e urina di più come sintomi proprio più evidenti. Dottor Bruno Monti, ci sono dei segnali forti nei suoi pazienti che le lasciano intuire che probabilmente il paziente è diabetico e magari ancora non lo sa? Beh, arrivare immediatamente ex abrupto a una diagnosi diretta di questo tipo sarebbe semplicistico. Questo senz'altro. Però è fondamentale, la bocca, diciamo, è un cosmo che, facendo parte di un organismo, di un insieme, di un sistema complesso, rappresenta un po' lo specchio di svariate patologie di carattere sistemico, cioè che non sono localizzate, che non hanno origine propriamente nel cavo orale, ma che partono da altre sedi. L'esempio classico è il diabete. È indispensabile porsi il problema su una bocca malata, su una bocca che presenta segni evidenti e significativi di sofferenza, porsi anche il quesito se il paziente abbia altre patologie sistemiche, fra le quali anche il diabete, e quindi avviare la serie di accertamenti per valutare il sospetto clinico. Quindi non si fa la diagnosi immediata, ma ci si pone il sospetto clinico, che è un elemento estremamente importante. Io sono onorato di aver intrapreso questa esperienza del congresso del 9 marzo con la dottoressa Cutica, perché oltre ad essere una collega dello stesso ospedale, con la quale quindi si divide un po' il quotidiano, è una persona che ha il dono di rendere semplici le cose in realtà difficili. Infatti stiamo parlando di un argomento estremamente difficile in modo estremamente comprensibile. Penso che la medicina del presente, già dovrebbe esserlo, è la medicina dell'approccio interdisciplinare al paziente. Quindi questo link tra figure plurispecialistiche è essenziale per i clinici che si sostengono e si supportano nella gestione del paziente e ovviamente per la salute del paziente stesso. Quindi sicuramente dovrebbe già essere la medicina del presente, la medicina interdisciplinare, la medicina del futuro non potrà esimersi dall'esserlo. Ecco. E sempre più peraltro attraverso il cavo orale, su questo concordano ormai tutti gli specialisti, è possibile attraverso un'analisi della bocca del paziente riuscire ad arrivare, per poi lavorare ovviamente in team con gli altri specialisti, a capire lo stato di salute generale poi della persona. Ho avuto nella mia esperienza la possibilità, nel mio percorso clinico, la possibilità di confrontarmi con dei clinici come Soo e Yamamoto, giapponesi, di scrivere insieme a loro un testo che proprio si intitola Il periodontal disease, sto parlando già del 2010, quindi di una decina di anni fa, nel quale proprio si sottolinea e si mette in evidenza la correlazione stretta tra le patologie del cavo orale, e in questo caso la parodontopatia o parodontite,
con altre patologie sistemiche, stiamo parlando di patologie che riguardano prevalentemente l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, quindi tutti i disturbi metabolici e quindi anche il diabete. E ci sono delle correlazioni dirette e significative. Ecco, di questo parleremo poi, diciamo così, nella seconda parte della nostra trasmissione, in cui affronteremo intanto il tema fondamentale della prevenzione. Vale per le malattie del caporale, lo sappiamo bene, vale a maggior ragione per il diabete, qualsiasi sia la sua tipologia. E poi entreremo appunto dentro alla bocca per capire in che modo il paziente diabetico vada trattato. E allora chiedo ai nostri spettatori di restare con noi, ci rivediamo tra pochi minuti dopo la pubblicità. Bentornati a Salute e Sanità da Eva Perasso, stiamo parlando di diabete e di salute del cavo orale con la dottoressa Micaela Cuttica, endocrinologo, e col dottor Paolo Brunamonti, odontoiatra. Siamo qua per capire qual è questa correlazione, ma prima volevo chiedere, tanto per concludere questa introduzione a questa patologia che colpisce, l'abbiamo detto, ha un'incidenza molto alta nella popolazione mondiale italiana, come possiamo fare a prevenirla? C'è qualche regoletta che possiamo dare ai nostri spettatori, qualche consiglio utile? Assolutamente sì, perché sono, diciamo, i consigli che si sentono anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Condurre una vita sana. Cosa vuol dire però condurre una vita sana? Innanzitutto, e particolarmente per il diabete mellito di tipo 2, quello collegato all'insulino resistenza, come dicevamo prima, è fondamentale tenere controllato il peso corporeo. In chi è in sovrappeso e in obesità, proporre un'alimentazione corretta che faccia calare di peso, perché già quella riduzione del peso di quel 5-7% anche ci permette di avere una prevenzione sulla comparsa del diabete, un ritardo dell'insorgenza. Fondamentale è anche il movimento, l'attività fisica, il che vuol dire che non tutti devono essere degli sportivi al 100%, ma basta quella camminata, il movimento, quell'attività di 30 minuti al giorno, quantificata anche, se non ce la fa tutti i giorni, in 150 minuti alla settimana, che ci permettono di tenere il muscolo attivo, perché il muscolo è quello che consuma zucchero, quindi prende lo zucchero dal sangue, ce lo fa utilizzare e la glicemia tende a scendere. Inoltre il movimento permette al muscolo di costruirsi, quindi aumentiamo quella che viene chiamata la massa magra, quella metabolicamente attiva, a discapito invece di quella massa grassa, quel grasso viscerale addominale, che è quello che è implicato soprattutto nell'insulino resistenza e quindi poi nella comparsa del diabete. Inoltre è importante smettere di fumare, avere delle giuste ore di sonno, cose magari un po' più difficili con i ritmi. Peraltro ritornano ogni volta che parliamo di specialità. Vero. Diverse, in realtà un corretto stile di vita poi aiuta davvero a prevenire tante tante patologie, sì. Il diabete è uno di queste. Molto interessante il rapporto tra movimento fisico e diabete, cioè il dare nutrimento al muscolo invece che al muscolo al grasso. E ultimamente si è anche scoperto che il muscolo produce ormoni, da endocrinologa, ho detto anche questa, perché produce proprio delle sostanze con il movimento di vari tipi, interleuchine, una che ha un nome molto poetico che si chiama irisina, un ormone che ricorda un po' anche i fiori, che vanno ad aiutare l'insulina ad agire meglio dove deve andare, insomma. Bene, allora mi raccomando, corretti stili di vita e abbandoniamo le abitudini, quelle un pochino più viziate, peraltro anche per il bene della nostra bocca, questi sono consigli che sono validi. Comunque entriamo nel vivo, dottor Brunamonti, lei mi diceva c'è una correlazione forte tra diabete e parodontopatie e viceversa anche tra parodontopatie e diabete. Intanto le devo chiedere cos'è una parodontopatia. Sì, la parodontopatia è una situazione, uno stato morboso o premorboso, a seconda che si tratti di una parodontopatia iniziale o di una parodontopatia più severa, cioè avanzata,
di quelli che sono del parodonto, cioè di quelli che sono i tessuti di sostegno del dente. Sappiamo che le scuole del passato, le scuole odontoiatriche del passato, parlo ovviamente della prima parte del secolo scorso, davano grande attenzione alla salute del dente, dell'elemento dentale, ma non dei tessuti di sostegno del dente. Per fortuna poi è venuto spontaneo capire l'importanza di quelli che sono i tessuti di sostegno del dente, perché noi di un dente perfettamente sano, senza carie, ma che non ha più tessuti di sostegno, non sappiamo proprio che cosa farcene. Esatto, esatto. Quindi la parodontopatia è l'affezione di diversa gravità che coinvolge i tessuti di sostegno del dente. Questi tessuti sono rappresentati principalmente dall'osso mascellare e dalla gengiva, cioè dai tessuti molli superficiali, come vediamo in questa immagine, che rivestono l'osso mascellare. In questa immagine in particolare abbiamo diversi gradi di gravità. Partiamo da una banale gengivite iniziale, che è il primo stadio della parodontopatia, della parodontite, fino alle forme lievi e moderate, per arrivare poi alle forme severe, cioè alle forme più gravi, che anche da un punto di vista non soltanto diagnostico ma prognostico rappresentano un quadro sfavorevole della malattia dei tessuti di sostegno. Quindi una gengivite non curata può trasformarsi in una parodontite? In una parodontite severa, con rischio di perdita di uno o di più o addirittura di tutti gli elementi dentali. Butto un sassolino in avanti nello stagno dicendo che sì, ma intanto ormai oggi abbiamo l'implantologia, noi se perdiamo i denti possiamo sostituirli con gli impianti. Le scuole scientifiche ci stanno dimostrando sempre di più che la sostituzione degli elementi naturali persi a causa della parodontopatia, dei diversi tipi di parodontopatia, con impianti osteointegrati, cioè le viti in titanio che si inseriscono nell'osso e che sostituiscono la radice naturale, vanno più facilmente incontro ad insuccesso nel paziente parodontopatico rispetto al paziente sano non parodontopatico. Quindi non è detto che poi si possa risolvere la situazione con l'implantologia. Nella foto che abbiamo appena intravisto si vede quello che deve essere l'aspetto, quello che dovrebbe essere l'aspetto di una bocca sana. Con vediamo denti una malata sani e tessuto di sostegno sano. L'immagine seguente, così cerchiamo di capire insieme che cosa significa soffrire di questa patologia. Sì, perché le immagini a volte rendono più delle parole. Ecco. Vediamo che fondamentalmente in una bocca malata e affetta da una parodontopatia severa e avanzata, come in questo caso di entrambe le arcate, la superiore e la inferiore, di entrambe le arcate dentarie, è rappresentata in fase evolutiva da che cosa? Da un riassorbimento significativo, cioè da una retrazione dei tessuti di sostegno del dente. Prima inizia a ritirarsi la gengiva, dopodiché si ritira progressivamente l'osso, quindi i denti innanzitutto hanno una scopertura della porzione radicolare, cioè della parte più sensibile, per cui il paziente comincia ad avvisare una forte sensibilità al caldo e al freddo, cioè agli sbalzi termici, quando si mangia, quando si beve o anche semplicemente quando si respira aria fredda. Dopodiché i denti iniziano a muovere e se non si interviene per arrestare questo processo, il processo prevede la perdita dei denti, come dicevamo appunto. Nel caso del paziente diabetico di cui ci stiamo occupando oggi, qual è il decorso? Cioè, il paziente diabetico è più a rischio di ammalarsi di questa patologia? Come puoi confermare tu quello che sto per dire, Micaela, il paziente diabetico è il paziente che più degli altri è soggetto ad infezioni e ad infiammazioni in qualsiasi parte dell'organismo e che guarisce con maggiore difficoltà da qualsiasi di queste situazioni, proprio per il suo stato di iperglicemia e di ridotta risposta immunitaria. La stessa cosa si verifica nel cavo orale. In particolare, non lo dico io, ma lo dicono le società scientifiche, cioè la Società dei Diabetologi e la Società Italiana di Parodontologia, la Società anche Europea di Parodontologia, si vede un link, una correlazione di tipo osmotico, diretta, tra la patologia diabetica e la parodontopatia, nel senso che il diabete, il paziente affetto da diabete nel 99% dei casi è un paziente parodontopatico e il paziente parodontopatico è più suscettibile
sembrerebbe come ipotesi scientifica ad ammalare di diabete. Di diabete. Questa correlazione da che cosa può dipendere? Può dipendere dal fatto che, come spiegava la dottoressa Cutica, la microangiopatia diabetica, oltre a coinvolgere strutture complesse come il rene, la retina e altre parti, coinvolge anche il microcircolo della gengiva e dei tessuti di sostegno del dente. Il diabete, creando una situazione di iperglicemia a livello anche del cavo orale costante, offre un sostegno nutrizionale ai batteri della bocca e del cavo orale. E poi la condizione di iperglicemia determina anche una modulazione differente di tutto il sistema immunitario, che favorisce anche l'insorgenza di infiammazione a livello del tessuto parodontale. Queste sono certezze ormai per il mondo scientifico. Dall'altra parte esistono delle ipotesi che sembrano via via sempre più concrete col passare del tempo, cioè la situazione del paziente parodontopatico non diabetico, ma il paziente parodontopatico sembrerebbe essere più facilmente predisposto ad ammalare di diabete di tipo 2, proprio perché i mediatori dell'infiammazione che si producono nel cavo orale possono avere anche un'azione a livello sistemico di ipersensibilizzazione alla resistenza all'insulina, cioè al principale ormone che regola la glicemia. Quindi è un meccanismo articolato, complesso e particolarmente affascinante. Mi pare di capire, dottor Bonamonti, che in questo caso davvero l'unione tra specialisti diversi che insieme magari ragionano sul singolo paziente sia fondamentale, il famoso approccio multidisciplinare. Sei d'accordo, Michela? Sì, sì, è fondamentale, perché anche a noi avere un paziente diabetico che ha problemi di denti, non riesce più ad alimentarsi in maniera corretta e quindi seleziona dei cibi più facili da masticare, da ingoiare, che però vanno a peggiorare la corretta alimentazione, ci crea poi dei problemi sulla terapia, sì. Certo, intanto vedevamo in questa immagine il documento congiunto di cui ci parlava il dottor Bonamonti, tra le varie associazioni, l'Associazione Medici Diabetologi, la Società Italiana di Diabetologia e la Società Italiana di Parodontologia. In questo caso, ancora una volta, si dimostra come l'unione in questo caso faccia la forza. Parliamo di un evento che si terrà, per chi ci sta vedendo in diretta, domani sabato 9 marzo a Savona, organizzato presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della provincia di Savona. Però diamo un attimo spazio alla pubblicità e poi vi chiederò di raccontare di cosa parlerete, perché voi ne siete i protagonisti proprio domani a Savona. Volentieri. State con noi. Bentornati a Salute e Sanità, da Eva Perasso stiamo parlando di diabete, di salute del cavo orale con il dottor Bonamonti e la dottoressa Cuttica degli ospedali Galliera, rispettivamente odontoiatra ed endocrinologo. Abbiamo citato, prima di dare via alla pubblicità, un evento che si terrà sabato 9 marzo, domani per chi ci sta guardando in diretta e si è tenuto oggi per chi ci sta guardando il sabato sera, in prima serata su Telenord. Parlerete, un corso, diciamo così, per colleghi che siano chirurghi odontoiatri, in cui vi occuperete appunto del tema del diabete mellito, della salute del cavo orale con un approccio interdisciplinare. Di approccio interdisciplinare abbiamo già parlato molto anche durante la nostra trasmissione. Voi siete i due relatori principali e questo è uno dei motivi per cui abbiamo deciso anche di invitarvi in studio a parlare di questo tema. Dottoressa Cuttica, che cosa racconterà ai suoi colleghi domani a Savona? Dopo, innanzitutto, così capire un po' il diabete in tutte le sue sfaccettature, in tutta la sua importanza, perché, come dicevi giustamente, l'approccio multidisciplinare è diventato ormai fondamentale per la cura delle patologie che vanno viste in tutti i loro aspetti. E come un po' novità rispetto al diabete, in questi ultimi anni sono usciti dei nuovi farmaci che ci stanno aiutando ad avere un po' più quella che viene chiamata un po' così la terapia sartoriale del malato,
Questo è un approccio interessante e abbastanza nuovo, nel senso di non trattare tutti i pazienti allo stesso modo, ma di studiare caso per caso, come la terapia giusta nel paziente giusto. Sono usciti recentemente dei farmaci che possono essere utilizzati nel diabete di tipo 2, hanno dei giusti limiti, perché come dicevamo vanno dati nel paziente giusto e al momento giusto, che hanno rispetto ai farmaci precedenti un effetto più favorevole sul peso e quindi ci possono aiutare in questa che è le fondamenta proprio della terapia del diabete, cercare di rallentare, impedire o addirittura di far calare un po' di più il paziente, perché nel diabete di tipo 2 abbiamo detto il calo del peso è fondamentale. E nello stesso tempo per il diabete di tipo 1 sono uscite delle formulazioni di insulina che cercano di imitare sempre più quella che è la fisiologia del nostro organismo, cioè insuline basali di copertura sempre più lente, che quindi impediscano di dare dei picchi e diano una copertura giusta per tutta la giornata, e insuline invece d'azione sempre più rapida che coprano di più i pasti, quindi con un effetto più lento, nel tentativo di ridurre quelle che sono le ipoglicemie, che sono molto pericolose, soprattutto nel paziente poi più avanti negli anni. Bene, dottor Bruna Monti, lei continuerà questa esperienza nel corso dell'evento di domani a Savona parlando di... Ma direi che il mio contributo dovrebbe avere due goal fondamentali. Il primo, quello di sottolineare e di ribadire, se ce ne fosse ancora l'importanza, il ruolo della prevenzione. Il ruolo della prevenzione da gestirsi non da odontoiatri indipendenti e isolati, ma in sinergia con i diabetologi, con i medici di famiglia, con la branca internistica della medicina, quindi, per ottimizzare. La prevenzione che è fondamentale in qualsiasi tipologia di paziente, dal paziente sano al paziente malato, e nel paziente diabetico assume un ruolo ancora più cruciale, ancora più importante. Dall'altro aspetto, l'altro obiettivo è quello di cercare di sottolineare per gli addetti ai lavori, in questo caso per gli odontoiatri, l'importanza di quelle che sono le gestioni delle complicanze di qualsiasi approccio terapeutico odontoiatrico nella bocca dei pazienti diabetici, complicanze che sono rappresentate in maggior parte a complicanze di tipo setico, quindi la gestione delle terapie antibiotiche, la gestione del paziente diabetico che deve essere sottoposto candidato a chirurgia orale, la gestione e eventualmente la candidabilità del paziente diabetico a interventi di implantologia. Perché se ci troviamo in condizioni di un paziente che soffre di diabete non curato, trascurato, quindi diabete scompensato, come si dice in termine tecnico, queste persone non possono essere assolutamente candidate né alla riabilitazione mediante impianti né a interventi di chirurgia orale generici di qualsiasi tipo. Quindi non è vero che, come prima diceva, c'è la perdita del dente, non è vero che poi tutti i pazienti possono tranquillamente essere sottoposti a un impianto, per esempio. È stato anticipato all'inizio molto, molto opportunamente, la letteratura internazionale ci dice che il rischio di insuccesso implantare nel paziente diabetico è significativamente aumentato rispetto al paziente non diabetico. Teniamo presente, fra l'altro, come puoi confermarmi anche tu, che spesso stiamo parlando di una categoria di pazienti diabetici che non sono soltanto diabetici, sono dislipidemici, quindi sovrappeso, e spesso e volentieri sono pazienti ipertesi, spesso e volentieri sono pazienti che hanno dei disturbi del sistema immunitario, quindi io lascio a te, che sei molto più competente, molto più sul pezzo del sottoscritto, questa patata bollente. Sì, in realtà il paziente diabetico può soffrire di altre comorbidità, come si dicono, e può avere patologie di tipo cardiovascolare, quindi magari avere necessità anche di utilizzare dei farmaci anticoagulanti, che quindi vanno poi a complicare il quadro, altri tipi di farmaci che comunque ci rendono più complessa la gestione totale del malato.
Infatti una delle cause principali di mortalità nel paziente diabetico, soprattutto quello di tipo 2, sono le malattie di tipo cardiovascolare, quindi è un approccio che va tenuto sempre rischio presente. Rischio forte, alto per, tutta, per sia tutti, per, non solo per gli uomini, ma anche per le donne. Che, in particolare. Allora, dottoressa, sì. Lei è un endocrinologo, mi diceva che ci sono alcune malattie endocrine che poi danno problemi al cavo orale, alla salute della bocca. Sì, ci sono numerose patologie endocrine che generano un diabete cosiddetto di tipo secondario, che non è né di tipo 1 né di tipo 2, ma altre origini, per colpa di altri ormoni che nell'organismo abbiamo, cosiddetti controinsulari, che contrastano l'azione dell'insulina, che se sono prodotti in eccesso, contrastando l'insulina, ci fanno alzare la glicemia. E alcune patologie vanno anche per colpa di questi ormoni a interessare il cavo orale. Un esempio è una patologia che è rara, però va riconosciuta perché ha necessità di terapie proprio specifiche, è quella che si chiama acromegalia. Cioè c'è un eccesso di ormone della crescita, che è un ormone prodotto da una ghiandola ipofisi che abbiamo alla base del cervello. Questo ormone della crescita è quello importante nei bambini, nella crescita, ci fa crescere e diventare grandi. Se questo ormone è in eccesso, quando ancora non si sono chiuse le cartilagini, sia ancora prima dell'adolescenza, abbiamo quelle persone che si chiamano fette da gigantismo, sono molto alte, molto grosse come struttura. Se succede invece in età più avanzata, si ha quella che si chiama acromegalia, cioè aumento delle parti acrali, aumentano le mani, aumentano i piedi, bisogna cambiare gli anelli, cambiare le scarpe, una volta c'era anche il segno del cappello quando si portava il cappello perché il cappello non andava più bene. E c'è anche qualcosa all'interno della bocca? Ci sono modificazioni a livello della bocca, sì, i denti si allargano fra di loro, la mandibola ha un proniatismo e anche in questo caso se c'è da fare qualcosa l'ho fatto una volta che la malattia è sotto controllo ed è stata diagnosticata. So che sono comunque anche dei problemi di questo tipo in cura. Sì, la vita da medico ospedaliero ti porta un arricchimento importante sotto questo profilo perché hai la possibilità di vedere cose che difficilmente esercitando solo nella libera professione riesci a vedere. E soprattutto l'opportunità di lavorare con gli oncologi, con i diabetologi, con gli internisti, quindi di avere un pool polispecialistico, veramente un team a portata di mano. Adesso mi veniva in mente, sentendoti parlare, esiste un lavoro, credo sia di Harold Lowe, se non sbaglio, del 2012, quindi piuttosto recente, che esorta a considerare la problematica nostra, la parodontopatia del paziente diabetico, come sesta complicanza del diabete dopo complicanze ovviamente ben più complesse, quelle di tipo cardiovascolare, renale, oculare, sì, sì, eccetera. Quindi una delle prime, insomma, da tenere quindi sott'occhio in modo particolare. Esatto. Proprio per questo, dottor Brunamonti, ci racconti a livello preventivo cosa possiamo fare rispetto al diabete, lo abbiamo detto, i corretti stili di vita, la corretta alimentazione, il movimento, l'attività fisica, invece rispetto alle malattie del cavo orale, il paziente diabetico o chi soffre di altre patologie, cosa può fare per prevenire eventualmente queste malattie? Beh, quello che è stato detto genericamente per il paziente diabetico dal punto di vista sistemico vale in assoluto ed è fondamentale e non si può prescindere da ciò anche per la salute del cavo orale. Cioè si è visto che la terapia causale, il corretto stile di vita, quindi l'abolizione del fumo, l'abolizione dell'assunzione eccessiva di sostanze alcoliche, non sto dicendo che il bicchiere di vino a pasto fa male, per carità, guardiamocene bene, l'attività fisica, la correzione del sovrappeso e di patologie come la glicemia alterata o la pressione alterata sono essenziali anche per mantenere una buona condizione del cavo orale. Al di là di quello, quello che dobbiamo fare noi odontoiatri in ambito professionale è seguire particolarmente l'igiene del cavo orale di questi pazienti diabetici, magari sottoponendoli a sedute di igiene più frequenti rispetto ai pazienti tradizionali, poi anche lì c'è il paziente che si lascia seguire più facilmente, il paziente invece più distratto, diciamo così, tra virgolette, e valutare attentamente i manufatti protesici, cioè la congruità di protesi fisse e di protesi mobili e
prospettare al paziente appunto l'importanza di sottolineare la cura e l'attenzione della bocca. Ecco, rispetto ai controlli che lei giustamente, dottore, ha citato, è necessario per il paziente diabetico fare controlli maggiori, con una maggiore intensità rispetto a un paziente normale? Non esagererei. Se il paziente diabetico è un paziente che si lascia seguire dal diabetologo di fiducia o dall'endocrinologo, dal medico di famiglia, quindi ha una glicemia controllata alla quale corrisponde un'emoglobina glicata nei range e il diabete è compensato, è sufficiente che questo paziente mantenga una scrupolosa igiene orale e si sottoponga ai controlli di routine dal proprio odontoiatra di riferimento. Se invece il paziente è in una situazione più critica, più delicata, cioè siamo in presenza di un paziente con una glicemia scompensata, con un diabete scompensato, magari anche iperteso e con altre patologie di tipo immune, ad esempio, che ha una situazione del cavo orale particolarmente malandata, particolarmente compromessa, allora in questo caso ovviamente il paziente deve essere sottoposto prima all'eliminazione delle infezioni dalla bocca e successivamente a rimettere questa bocca in condizioni di funzionare dal punto di vista funzionale in modo ottimale. Mi lascio con una battuta, come mi avete giustamente detto di consigliare ai pazienti, sensibilizzate anche il vostro medico rispetto ai controlli e alla prevenzione di queste patologie così, così fondamentali. Questa deve essere la mission. Questa è la base ed è uno dei motivi per cui siete qui oggi a testimoniare e a parlare con i nostri spettatori. Vi ringrazio moltissimo per essere stati con noi, saluto la dottoressa Micaela Cuttica e il dottor Paolo Brunamonti Binelli. Grazie. Do appuntamento ai nostri spettatori alla prossima puntata. Restate con noi su Telenord.